È davvero un momento particolare quello in cui facciamo rinnoviamo quello che tutti gli anni viene fatto, cioè la rendicontazione di quella che è l'attività in regione, e io sia da imprenditore che poi da sindaco e poi da consigliere regionale ho sempre avuto questa abitudine, cioè quella di rendicontare. Credo che i cittadini abbiano necessità anche di verificare quelli che sono non soltanto la quantità delle attività svolte, ma anche la qualità. Ecco, non fate il titolo Tagliaferri dai numeri, ma magari i numeri di Tagliaferri, quindi cerchiamo di mantenerci su questa linea. Sono stati quasi 7 anni in regione, anni estremamente da quando subentrai all'onorevole Tommaso Foti nel 2018. E sono stati anni molto intensi, caratterizzati da una serie di situazioni nazionali e internazionali che purtroppo hanno reso anche molto difficile la vita anche nella nostra regione, anche ai nostri cittadini. Quindi in tutti questi anni abbiamo dovuto affrontare, tra pandemie, guerre e crisi economiche, davvero una serie di situazioni difficili da poter coordinare. Sono stati appunto anni non facili, l'attività è stata molto intensa. Io vi ho distribuito poi una brochure molto completa con tutti i numeri, con tutte le presenze. Al di là di tutto, vi dico solo un numero per non tediarvi con quelle che sono state comunque le presenze quasi totali che ho avuto in regione. Sono stati circa 1 migliaio di atti ispettivi, quindi in tutti questi anni. Un'attività, ripeto, quantitativamente anche molto intensa, dove abbiamo cercato anche di essere però propositivi, non solo di esercitare il ruolo di minoranza o di opposizione con diciamo la veemenza che a volte è stata necessaria, vista anche un pochino questo allargamento, un pochettino quella che è stata una presa di posizione un po' arrogante da parte della Giunta Bonaccini, sia in entrambi i mandati che si sono succeduti e sono appena terminati. Cercherò di darvi qualche spazio di quella relazione non cortissima che vi ho presentato e che poi vi manderò anche in formato elettronico per poterla vedere meglio. Come sapete, nella regione la sanità la fa ovviamente il tema è il settore dove maggiormente le risorse della regione vanno ed è quello dove ci sono state, un po' per la pandemia, un po' per tutte le serie di situazioni che si sono succedute, delle criticità notevolissime. C'è stata una grande attenzione negli atti che ho formato insieme ai miei collaboratori, in particolare abbiamo affrontato temi scottanti, anche molto difficili, come quella del nuovo ospedale a Piacenza, cercando anche qui di dare anche agli interlocutori, sia regionali che comunali, quello che era una nostra visione di come la sanità e di come il ruolo della regione dovesse essere. La medicina territoriale è molto importante, qui ci sono state anche delle visioni completamente opposte, ci siamo per esempio fortemente opposte a quello che è stata la gestione dell'emergenza con la sanità, con i CAUL abbiamo chiaramente fatto una grossa opposizione a quella sostituzione e anche alla situazione che poi si è venuta a creare in Fiorenzuola con il pronto intervento che è stato sostituito. Per quanto riguarda poi Castel San Giovanni, anche lì una serie notevole di atti ispettivi, da ultimo anche una raccolta di firme per quello che è stato un depotenziamento evidente dell'ospedale stesso. Per quanto riguarda la sanità nei nostri Appennini, perché in realtà le criticità sanitarie, quando poi si parla di montagna, di Appennino, ovviamente si acutizzano, hanno visto diversi interventi, ne posso citare qualcuno, quando abbiamo cercato di sensibilizzare affinché il medico H24 a Farini potesse essere ripristinato,
anche per quanto riguarda poi Ferriere Ottone, la Guardia Medica, e poi appunto il punto di intervento di Fiorenzuola, che chiaramente non ha dato, ha dato anche delle criticità di riflesso su tutta l'Alta Valdarda e su Monfasso. Quindi i paesi più lontani da quelli che sono i presidi sanitari e territoriali sono quelli che hanno subito maggiormente questi tentennamenti o questi cambi di rotte da parte della regione o queste scelte imposte da Donini, che spesso non hanno trovato, nonostante la ridondanza con la quale sono stati posti all'attenzione dei media e dei cittadini da parte della giunta, poi alla fine dal lato pratico le criticità sono apparse sempre più evidenti. Diciamo anche in merito agli operatori sociosanitari abbiamo dato la nostra più grande attenzione, cercando di far istituire un albo e quindi di sensibilizzare anche su questa figura, perché è inutile chiamarli eroi per quello che hanno fatto durante la pandemia, ma poi bisogna anche alla fine fare qualcosa di concreto per loro. Da ultimo volevo citare anche il test genomico, quindi anche lì siamo riusciti a coinvolgere da una nostra iniziativa in modo bipartisan tutte le forze politiche, e quindi anche lì è stato un successo a favore delle donne che abbiamo ottenuto con un'azione anche concordata. C'è stato per quanto riguarda le infrastrutture, una rete di collegamenti che devono per forza essere rinforzati o ripristinati. Abbiamo, per quanto riguarda la tratta ferroviaria Piacenza-Cremona, insistito affinché ci fosse un ripristino e un potenziamento, anche per quanto riguarda la situazione legata ai comuni di Cadeo e di Pontenure. Anche lì non è semplice ottenere ovviamente dei risultati, la situazione non è così, è piuttosto complessa, però abbiamo cercato di portare quelle che sono le esigenze del territorio alla regione, quindi portare la voce dei cittadini e dei pendolari, di coloro che usufruiscono di queste strutture. Per quanto riguarda il legame al territorio, io ho sempre avuto un legame fortissimo ai territori dove sono nato, dove la Vallore e dove ho iniziato a compiere i primi passi come amministratore pubblico, e quindi cito molto brevemente la tangenziale di San Giorgio e San Polo, dove abbiamo condotto battaglie iniziate prima di me dall'onorevole Forti, poi continuate da me, poi anche da tutti i collaboratori, gli amministratori di San Giorgio. E poi anche una grande cosa, penso, per il territorio almeno locale, rappresentata dalla rotonda di Case Nuove, che in un primo tempo era stata tolta, qui è stata ripristinata grazie anche ai buoni rapporti che ci sono stati all'onorevole consigliere provinciale e sindaco. Quindi l'avevo fatta, avevo cercato anche insieme ai miei collaboratori di sensibilizzare, e abbiamo ottenuto dei grossi riscontri da parte dell'allora amministrazione Barbieri. Onore al merito, quindi. In merito al Ponte Lenzino, al crollo del Ponte Lenzino, abbiamo anche qui fatto sentire la nostra opinione per quanto riguarda la necessità di non utilizzare delle strutture vecchie, vetuste, ma di andare su delle ricostruzioni nuove, quindi su qualcosa che possa essere valente per il futuro. Per la sicurezza cerco di andare proprio molto velocemente, anche per rendere un po' fluida questa esposizione. In merito alla sicurezza, che è stato un po' uno dei miei cavalli di battaglia da sindaco, come poi consigliere anche regionale, ho continuato ad interessarmi a quello che è stato un grosso successo, quello dell'istituzione dei gruppi di vicinato, di controllo del vicinato, che ho seguito sia come sindaco che come poi presidente dell'Unione Valmore Valchero. Anche qui diciamo ci sono state le grosse risposte e gradimento da parte dei cittadini, che tuttora continuano felicemente. In merito al dissesto idrogeologico,
qui ovviamente è una ferita sempre molto aperta a tutti i livelli della nostra regione. Diciamo che le convinzioni ideologiche e ambientalistiche delle quali purtroppo la giunta Bonaccini è stata schiava hanno indotto sicuramente a non essere così attenti a quelle che erano le fasi della prevenzione, quindi mai è stata fatta, anche nel periodo nel quale Elly Schlein fu vicepresidente della regione e ebbe queste deleghe, purtroppo davvero siamo andati malissimo perché non c'è stata assolutamente un'attenzione alla prevenzione e poi abbiamo visto quello che è successo nel 2023 anche in Romagna. Grande attenzione poi a tutte le problematiche legate alle aziende, quindi attenzione a quello che sono stati gli aumenti dei costi e alla necessità di una ripresa economica, quindi cercare di dare il massimo supporto. In merito al settore agroalimentare, abbiamo posto particolare attenzione, abbiamo fatto tante attività e sollecitazioni, soprattutto all'assessore Mammì, per quanto riguarda la peste suina. La peste suina affrontata, a mio avviso, in maniera molto critica e con una grande superficialità dalla giunta Bonaccini, e i risultati sono visti, siamo rimasti molto indietro rispetto ad altre regioni. Non ultimo, la scarsa attenzione al mondo venatorio, un mondo che avrebbe potuto aiutare a risolvere questa situazione per tempo, e così è stato in altre regioni. Io ho sempre fatto paragone a quello che succedeva in altre regioni, naturalmente le risposte, come sempre, sono state: noi siamo i migliori, e dicendo. Quindi siamo andati avanti così fino a quando dopo c'è stato un ravvedimento operoso, ma molto tardivo. In merito al settore agricolo, la capacità reddituale delle aziende è sempre stato un pallino che abbiamo portato all'attenzione, anche in merito a quella che è stata una delle grandi pieghe, quella della fauna selvatica. Anche qui, col mondo venatorio, c'è sempre stato un grosso contrasto da parte, sempre in virtù di questo zoccolo falso ambientalista presente, a mio avviso, perlomeno più che nella giunta, nel consiglio assembleare di maggioranza, e questo ha creato dei grossi problemi perché il mondo venatorio ne ha risentito fortemente. In merito alla famiglia, cito solamente il sistema Bibbiano, dove anche lì c'è stata una lotta furibonda e un'alzata di scudi molto, molto forte, con la presenza anche di Giorgio Meloni a Bibbiano, che mi ricordo quella manifestazione insieme a Tommaso, insieme agli altri parlamentari regionali, e quindi quello che è stata poi anche la lotta, volevo citare la grande opposizione che abbiamo fatto, la presentazione di 1700 emendamenti per cercare di boicottare la legge sull'omotrans e la negatività, che ha, diciamo, è una legge bavaglio che purtroppo è stata approvata e quindi ha messo la nostra regione, secondo me, con un'attenzione nei confronti della famiglia, nei confronti di quello che è un po' il sentimento comune, in modo molto, molto problematico. Questa regione, e chiudo questa parte di presentazione, questa regione, a mio avviso, è un ricambio di colore, e speriamo che si tinga presto di blu, speriamo che l'impegno e questa capacità di dialogo, di questo portare anche le nostre esperienze personali, le mie, quelle di tutti i collaboratori, quelle di tutto il nostro gruppo a servizio della collettività, possa appunto consentire di avere un cambiamento e una regione che possa essere più al centro di quelle che sono e più ancorata a quella che è la realtà delle esigenze che i cittadini hanno. Grazie. Devo dire che Giancarlo ha riprodotto anche i due anni precedenti, che
leggendoli potrebbero anche travisare un po' alcuni dati, tenete presente che questa è stata la consigliatura che è stata caratterizzata dal Covid, quindi una certa parte di attività fatalmente, soprattutto nel periodo 2020, ma con strascico anche nel 2021, è stata condizionata. In dubbio sappiamo tutti cosa c'è stato e sappiamo anche tutti come sarebbe giusto fare una riflessione che questa regione non ha mai voluto fare su quanto a Piacenza si lanciavano allarmi e altre province o in altre sedi si dicevano tanto è un problema di Piacenza perché è vicino a Codogno. E queste sono state poi anche alcune delle cause di certe situazioni. Io penso quindi che l'attività che è stata svolta da tutto il gruppo regionale di Fratelli d'Italia, anche qui eravamo uno quando c'ero io, sono diventati tre nell'occasione successiva quando Giancarlo si è candidato e ha vinto, penso di poter dire che avremo dai 10 ai 12 consiglieri regionali la prossima volta e quindi mi pare che potremmo incidere in tutta la regione anche in un modo più pregnante, perché è chiaro che quando voi pensate tre consiglieri regionali che devono coprire un territorio di 4 milioni di abitanti non è molto facile riuscire ad essere sempre e comunque su tutte le vicende, eppure abbiamo cercato, hanno cercato di coprire quel ruolo nel migliore dei modi, certo, ognuno innanzitutto concentrandosi sul territorio di elezione, ma senza risparmiarsi di Parma, Reggio, Modena, quando serviva e quant'altro. Dopodiché è evidente che un bilancio di mandato suffragato da numeri importanti, ovviamente è testimonianza di un impegno che c'è stato e continuo e che è un impegno che noi approfondiamo a tutti i livelli. Il Consiglio provinciale, che pure ha cambiato pelle e quindi diventa molto più difficile poter svolgere quel ruolo politico e di rappresentanza anche dei territori singoli che aveva prima il vecchio Consiglio provinciale, quando non a caso si veniva eletti in collegi e non in listoni, a livello dei comuni, sia con i nostri sindaci, sia con i sindaci del centro-destra, aggiungo anche con i sindaci del centro-sinistra, con cui abbiamo sempre tenuto comunque rapporti istituzionalmente corretti. Penso che la riprova sia il contributo che ho visto è stato molto assegnato al Ministero di Giustizia, si sono dimenticati di scrivere però che era presentato l'emendamento, ma non mi interessano primogeniture, però il Ministero della Cultura certo aveva il bilancio sulla cultura, non si poteva fare l'emendamento per dare soldi al teatro sugli ippodromi, ecco, però devo dire che in commissione ci sono stati per due notti, giusto appunto per mettere i puntini sulle i. E aggiungo anche una cosa, anche dove non siamo in maggioranza ma siamo in opposizione, il nostro legame col territorio a partire dal comune di Piacenza per andare ad altri comuni della provincia, fortunatamente sono pochi quelli dove siamo all'opposizione e quindi posso dire che vi è sempre stato un impegno di mantenere quella che era innanzitutto il dovere di una presenza che poi è il primo atto di rispetto verso gli elettori, perché è molto bello e molto gratificante essere eletti, è molto giusto e doveroso rappresentare bene coloro i quali ti hanno eletto. Quindi sotto questo profilo nel ringraziare Giancarlo per questi 3 anni della sua attività, i primi 7 volumi della Treccani,
Ah, li ho contati qui. No, ma non sono tutti. No, grazie anche a loro che hanno, perché c'è dentro anche tutti gli articoli che ho fatto loro. Io prendo atto che vi sia un serio volume della Treccani, non so se chiami a 7, ma insomma di più. E dicevo, mi pare anche giusto fare solo una considerazione di natura politica sul fatto che questa consigliatura si chiude prima della scadenza naturale, cosa che anche questa è già stata cancellata dai media, dall'opinione pubblica, perché non bisogna far sapere che si va a votare in anticipo, perché dato che il prossimo anno il compagno Bonaccini rimaneva senza poltrone, gli hanno offerto quella dorata di Bruxelles, ma per andare a Bruxelles ha pensato bene di chiudere la regione anzitempo, quantomeno 6 mesi prima, ma diciamo un anno prima, perché è da quando è stato chiaro che Fratelli d'Italia non avrebbe votato a favore del terzo mandato, e quindi circa un anno fa poi hanno voluto fare la prova, ma anche la prova ha dato quel risultato, e si è aperta questa fase che, devo dire, oggi vede in campo, per quanto riguarda il centrodestra, una candidatura indipendente della dottoressa Ugolini, che è preside di un importante liceo di Bologna, e dall'altra parte penso che ci sia il campo più largo d'Europa con la presenza del sindaco di Ravenna, De Pascale, anche lui con buona tradizione, che manda il suo comune in anticipo rispetto alla scadenza elettorale per occupare una poltrona più importante. Faccio questa digressione solo per dire che anche a Giancarlo, come ad altri, non è mancata la possibilità di una candidatura che portasse ad una successiva fase. Si è mantenuto l'impegno fino in fondo con l'elettorato, di questo ne dobbiamo essere grati. Io penso che in maggioranza o in opposizione, certo, maggioranza dà indubbiamente più soddisfazione, non meno problemi, più soddisfazione, ma penso che in maggioranza o in opposizione l'importante è rappresentare al meglio i propri territori e essere a posto con la propria coscienza in termini di impegno. Poi la valutazione sulle qualità, la valutazione sulle capacità, la valutazione su tutte queste cose molto importanti, giustamente deve essere fatta da altri. Sicuramente la valutazione sull'impegno, la presenza, è una valutazione che si ricava dai dati e non dalle parole, perché, come diceva Machiavelli, con parole non si governano gli stati, ma si governano coi fatti. Io ho sempre detto che si può governare dalla maggioranza e dall'opposizione, sarebbe auspicabile, ma non è detto che accada, che dopo quasi 50 anni, anzi dopo oltre 50 anni, anche questa regione cambiasse colore, ma se così non sarà, continuerà l'impegno di chi ci sarà nel nome dei cittadini, nell'interesse dei cittadini e ovviamente per rappresentare la propria bandiera. Apro e chiudo una parentesi perché voglio essere chiaro su una cosa. Capisco che le campagne elettorali debbano essere prorogate sempre dalla ricerca spasmodica di trovare un qualcosa su Fratelli d'Italia che possa cercare di mettere in cattiva luce Fratelli d'Italia. Gli è sempre andata male perché ogni volta che l'hanno fatto il risultato è aumentato.
scopro oggi che dovremmo essere responsabili di aver candidato 2 anni fa una persona che 2 anni fa non aveva scritto niente di quello che ha scritto oggi, ma ci sarebbe una responsabilità oggettiva postuma. Fate i paginoni che volete, fate i titoli che volete, vi annuncio che il risultato finale sarà al 40% ed oltre alle elezioni regionali di Fratelli d'Italia.